Stefano Salvetti, bando Case Popolari. Ci si aspetta per questo bando una richiesta di alloggi intorno ai 4.000 appartamenti. Intanto ci sono questi appartamenti, ma come si fa a renderli agibili? Ricordiamoci, il bando è in corso, scade il 20 novembre, quindi tutti possono far domanda entro il 20 novembre. Storicamente, in questi ultimi anni, il Comune non è riuscito ad assegnare più di 120-130 appartamenti. C'è un investimento ora per arrivare di qui alla, ai primi mesi del 2024 a più di un centinaio di appartamenti da mettere a disposizione. E poi si proseguirà per quegli appartamenti che vengono lasciati, che hanno piccoli problemi di manutenzione, fino a 5.000 euro. Si paventa di riuscire a fare all'anno un centinaio. Qual è il problema? Il problema è proprio la differenza tra le richieste e queste necessità e la disponibilità. In questo momento abbiamo 2.000 appartamenti ERP fermi, perché gli appartamenti devono essere mantenuti quando vengono lasciati presi in carica, quindi la diagnosi è una diagnosi che può dare da 5.000 euro ma anche a 35.000 euro di intervento. Rendere agibili questi 2.000 appartamenti che sicuramente dovranno essere poi assegnati al più presto, che cosa bisogna fare? Allora, la maggior parte sono interventi che necessitano mediamente di 30.000 euro per appartamento. Arte ha individuato circa 450 persone, che erano quelli che hanno partecipato al bando precedente, che sarebbero disponibili ad accollarsi i lavori sotto i 5.000 euro. Io ho detto che sono contrario a questo principio, perché qui vuol dire spostare, abbiurare a un ruolo dell'edilizia sociale, quindi caricare chi ha bisogno di un compito. L'edilizia pubblica deve essere garantita, l'edilizia pubblica come la scuola, la sanità deve essere quindi un fondamento del welfare e soprattutto verso le classi del bisogno, perché la stragrande maggioranza è in questa condizione qua, che non può stare sul mercato e ha bisogno di alloggio. Quindi non possiamo scaricare. Ogni anno si liberano a Genova 300 appartamenti, abbiamo un patrimonio di neanche 9.007 e c'è necessità di continuità di risorse per questi che si libera. Ora abbiamo delle risorse, il Comune ha individuato un altro finanziamento e avrebbe a disposizione questo finanziamento per rimettere in circo quasi 450 appartamenti. In questo momento ne abbiamo fermi 2.000, la Regione ha messo solo 11 milioni quando a maggio, insieme ai colleghi di Sunia Unita, abbiamo fatto la manifestazione. Quindi allora dal cilindro sono usciti 11 milioni su tutta la Liguria per 3 anni. Ora 11 milioni in 3 anni significa 300 appartamenti su tutta la Liguria. Quando noi se ne liberano poi storicamente 300 solo per Genova. Altra cosa, B&B, le case turistiche, che stanno invadendo il centro storico. Quindi bisogna governarlo, perché vuol dire espellere le case che rimangono affitti altissimi, compromissione dei servizi di prossimità, nei negozi di prossimità. La norma ora approvata dalla Santa, che è un palliativo veramente che porta poco, perché pone la norma di solo che devi essere costretto a affittare per 2 giorni. Pensate, la capitale del capitalismo che è l'America, New York, ha fatto una norma draconiana. Ha detto chi affitta deve starci e non più di 2 persone, quindi non puoi renderlo in maniera imprenditoriale quell'appartamento. L'ha fatto l'America, patria del capitalismo, quindi non del Soviet. Non si capisce perché in Italia certi interessi non si possono toccare.